Ciao, siamo qui in questa splendida cucina romana e io sono Isabella, lei è Claudia. Oggi prepariamo una tagine di couscous, in particolare per 4 persone utilizzeremo 200 g circa di couscous tostato in forno, e peperoni rossi e verdi, zucchine, ceci, mix di spezie, in questo caso curcuma, paprika, cumino, coriandolo, che poi pesteremo in parte con questo bel pestello di legno, e olio di girasole. Il couscous l'abbiamo messo in forno a 200 gradi circa per 5 minuti nel forno con la serpentina per farlo rimanere duro, e poi aggiungeremo del brodo vegetale che abbiamo già preparato sul fuoco, e per farlo assorbire direttamente insieme alle verdure e per cuocerlo insieme. Bene, sono curiosissima. Mi hai preparato, dei porri, esatto, affettati, che abbiamo saltato in padella con l'olio e il sale, un po' sale marino, e l'ingrediente nostro principale con bio produce proteine vegetali, tra le quali il tofu, che aggiungeremo come proteina vegetale in questo piatto. Come hai preparato questo tofu così? Questo è il nostro panetto, sono 2 panetti di una confezione, e l'abbiamo sminuzzato in questo cutter grossolanamente per far vedere anche i pezzi. Ora mi passi la padella con il soffritto. Allora, in padella metteremo, diciamo, 3 grammi di curcuma, poi 2-3 grammi, visto che belli, di paprika, coriandolo che abbiamo sminuzzato prima, questo dà un ottimo sapore, e i semi di cumino invece questi li lasciamo interi. Puoi rimettere sul fuoco. Bene. Cominciamo ad aggiungere le verdure a seconda del tempo di cottura, quindi il peperone, in questo caso il peperone fresco, quindi cuocerà in 10 minuti, mentre la zucchina è sufficiente che cuocia 5 minuti. Bene, per cucinare la verdura aggiungiamo lentamente un po' di brodo vegetale, continuiamo ad aggiungere gli altri peperoni, circa 200 grammi abbiamo detto, un altro po' di brodo, devono assorbire lentamente il liquido per cuocersi, ammorbidirsi ma non spappolarsi. Copriamo con questo coperchio che in questo modo assomiglia alla famosa tagine, alla pentola utilizzata in Marocco, anche se questa è una pentola antiaderente, in Marocco usano il coccio. Ecco, questi sono dei peperoni abbastanza cotti. Adesso aggiungiamo le zucchine, come abbiamo detto circa 2 etti come i peperoni. Abbiamo aggiunto un altro po' di brodo anche dopo aver aggiunto le zucchine ai peperoni. Ricopriamo con il coperchio la pentola per altri 2, 3, 4 minuti. E nel frattempo abbiamo preparato nella padella piccola un po' di olio ancora e un po' di curcuma, perché avevamo detto che avremmo messo il nostro tofu catterizzato per farlo insaporire. Lo facciamo diventare giallo. Così mi rimane più in mente tutta questa. Sì, certo. La cottura dei peperoni e delle zucchine è quasi ultimata. Direi ultimata, va bene. E allora possiamo aggiungere i nostri ceci. Abbiamo detto circa un etto, a seconda poi di quanto ci piacciono. Aggiungiamo il tofu che abbiamo passato in padella con la curcuma. Ecco Claudia, come tu mi hai detto, io adesso sto un'apertura al centro. Un'apertura al centro. Per mettere l'ingrediente principale della ricetta, certo, il couscous, lo posizioniamo al centro, il nostro couscous tostato, di modo che poi lo finiamo di cucinare con le verdure. Che profumo meraviglioso! E beh, siamo in Marocco. E aggiungiamo brodo al centro, e questa ricetta abbiamo detto che va bene per 4 persone. Puoi lasciarlo anche così un attimo che si imbeve. Lo possiamo lasciare in padella mentre si beve di brodo, e lo possiamo coprire un minuto o due. E ora lo riponiamo sul fuoco per mescolarlo. Ora incorporiamo la nostra uvetta sultanina, che questa non va cotta perché deve dare solamente il sapore dolciastro. Aggiungo un po' di sale per esaltare
non certo per coprire il sapore. Posso avere questo? Che bello! Prego.